Siamo pronti per ospitare quello che è il momento dedicato all'approfondimento, pagina politica nei avvenimenti in questi giorni, ci stiamo avvicinando a quelle che sono le elezioni naturalmente e soprattutto la scelta di quello che è il sindaco per la nostra città che dovrà amministrare la città per i prossimi 5 anni. Abbiamo ospite con noi questa mattina Alessandro Ferro, candidato del 5 Stelle che andiamo a salutare. Ciao, buongiorno e bentrovato. Grazie, grazie a tutti voi, ciao. Senti, allora io prima ti vedevo fuori diretta, ho detto si vede che una campagna elettorale faticosa, ti vedo un po' affaticato, no? Tanti giorni, tanti incontri, tante cose, però anche tanta soddisfazione, no? I 5 Stelle hanno fatto un grande risultato. Esatto, sono dimagrito di qualche chilo in questo periodo, ma ringrazio tutti quelli che ci hanno votato, tutti quelli che hanno contribuito a questo risultato storico, siamo felici ed orgogliosi e speriamo che possa essere un risultato riconfermato anche al ballottaggio. È un invito ad andare a votare, è il 19 giugno, in modo doveroso e necessario ai simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, ma anche a tutti gli indecisi e gli astenuti e a tutti quelli che condividono i nostri temi, i nostri programmi. Ecco, questo è importante perché naturalmente nella seconda tornata c'è tutto un mondo, insomma, di persone che in qualche modo hanno magari fatto anche una scelta diversa nel primo turno, che però giustamente a questo punto si trovano a dover scegliere tra i due candidati. Che cosa vuoi dire a queste persone, quindi a quelli che magari nel primo turno non hanno scelto 5 Stelle ma che adesso si stanno chiedendo qual è la strada giusta da fare? Ma di controllare il nostro programma, di vedere e sicuramente troveranno dei punti di contatto, dei punti in comune con cui condividere con noi, diciamo, i loro progetti. Per quanto riguarda il programma, credo sia importante magari ricordare, raccontare proprio anche a questi che magari non lo conoscono nel dettaglio, perché magari inizialmente si sono orientati a un'altra parte, quali sono i punti qualificanti. Ci sono delle cose che sono, come dire, fondamentali per il Movimento 5 Stelle? Sì, faccio una carrellata veloce. Riqualificare le strutture degradate, tutti quegli edifici che sono chiusi da anni e sono inutilizzati, renderli a disposizione della cittadinanza. Beh, proprio in queste ore hanno murato, credo, il Kursaal, no? Il Kursaal, esattamente. Che sì. È uno sfregio, cioè pensare al Kursaal che ci hanno messo il muro perché non facciano atti vandalici, credo sia una cosa terribile. Esatto, esatto, e soprattutto nel centro del lungomare, un immobile che viene chiuso, che non può essere utilizzato. Ma anche rilanciare il turismo, a nostro avviso, soprattutto in questo inizio stagione, con delle nuove viabilità, ma anche con l'idonea cartellonistica e con dei punti informativi ad hoc per i turisti. Rilanciare la stagione turistica che non possa essere limitata solo ai 3 mesi estivi, attraverso anche dei concerti, dei teatri, dei congressi. Altre strutture sono inutilizzate, come l'arena, che potrebbe essere impiegata per eventi, soprattutto nel periodo estivo, o magari con una copertura anche nel periodo invernale. E questi sono dei punti cardine del nostro programma, che possono essere realizzati attraverso il miglioramento e l'efficienza della macchina comunale, istituendo un ufficio preposto per il reperimento di fondi della comunità europea e della regione. Viviamo in un periodo di globalizzazione dove bisogna fare incetta dei fondi che vengono messi a disposizione dell'amministrazione. Chioggia non brilla sotto questo aspetto, ma è doveroso attrezzarsi in modo adeguato per poter recuperare e usare in modo adeguato tutti questi fondi. Quindi quando si parla non ci sono le economie, quindi il vostro invito è di andarle a cercare, mi sembra, no? Questo è uno degli aspetti fondamentali, cercarli attraverso i fondi della comunità europea, ma anche attraverso il taglio degli sprechi o il risparmio energetico degli edifici. Noi tra poco torneremo di nuovo insieme in diretta con Alessandro Ferro, Movimento 5 Stelle, uno dei candidati sindaco che insieme a Cassone appunto si contenderanno quella che è la scelta, diciamo così, dei Chioggiotti per il sindaco che in qualche modo dovrà guidare la città nei prossimi 5 anni. Noi ci risentiamo tra pochissimo, intanto diamo un'occhiata agli orologi. Da 5 minuti sono le 12. Radio BCS 100%. 100%. 100%. Lost. Da lunedì 19 giugno, Radio BCS 100%.
Radio BCS 100%. Da lunedì 19 giugno Radio BCS cambia la frequenza 100% BCS. Ci ascolterai in FM sui 100 e 100. Radio BCS 100%. Radio BCS con una delle canzoni dell'estate, si chiama This Girl. Siamo con ospite il candidato sindaco Alessandro Ferro per il Movimento 5 Stelle. Si vota, ricordiamolo, domenica, tutta la giornata, in un'unica giornata, tra l'altro, come è successo già nella prima tornata, per scegliere il sindaco della nostra città. Allora entriamo un po', come dire, nel momento più importante, cioè l'invito al voto. A questo punto ti faccio una domanda e qui, come dire, un po' giocala, no? Perché scegliere ad esempio Ferro piuttosto che Casson? Perché a questo punto poi dobbiamo andare anche nella sostanza. Sì, allora Gianni, lasciami dire comunque che questa amministrazione è rimasta un po' per troppo tempo ferma su chiacchiere e pochi fatti. Difatti ne abbiamo visti solo gli aumenti dei diritti di segreteria e della Tari, ma anche quel problema grosso che è il deposito del GPL, che compromette tutto lo sviluppo della città. Ma tornando a noi, il Movimento 5 Stelle si propone alla cittadinanza perché è concreto, è costruttivo, è coerente, è credibile. Il 19 giugno abbiamo un'opportunità di cambiare. Già molte persone hanno dato fiducia al Movimento, speriamo possano essere ancora di più e speriamo di riuscire a raggiungere l'obiettivo di governare la città. Io mi sento pronto e preparato per amministrare, per fare il sindaco, non mi sento secondo a nessuno, mi sento capace e credibile. Cosa farò anche fin da subito, nei primi giorni? Beh, verificherò il bilancio del comune e dell'amministrazione, perché è importante tagliare gli sprechi e contestualmente anche verificheremo l'efficacia della macchina comunale, che è rimasta ferma per troppo tempo. Questi saranno i punti di partenza su cui poter iniziare a ricostruire questa città, che ne ha bisogno, perché ha delle potenzialità enormi ed elevatissime e vanno sfruttate fin nei minimi particolari. Bene, mi sembra che con questo invito, insomma, possiamo chiudere questo nostro momento insieme. E naturalmente un in bocca al lupo, un augurio ad Alessandro Ferro e al mondo dei 5 Stelle, e vi invitiamo naturalmente domenica ad andare a votare, perché è importante scegliere quello che è il governo della città. Grazie mille, allora, esatto. E a presto. Grazie, ciao.